È un'immagine che vedrete, bambini, è una cosa che vedremo nei prossimi mesi sempre, perché ci dirà che piano piano si avvicina il giorno della festa dell'Assunta della Madonna del 15 agosto, quando i madonnari vengono a disegnare sul piazzale. Questa immagine, questo manifesto che noi vedremo dappertutto, è stato inventato dalla maestra madonnara Michela Bogoni. Quando ho vinto la scorsa edizione sapevo di dover fare chiaramente il manifesto, sapevo di avere questa fortuna e una settimana dopo avevo già l'idea. E dopo dall'idea alla realizzazione, Federico lo sa, è nata questa settimana, questo dipinto è nato questa settimana, ma l'idea era già dentro di me. Quando il 15 agosto 2018 Michela Bogoni ha sollevato il trofeo delle grazie, abbiamo capito che avrebbe realizzato un'opera meravigliosa. È la seconda volta che Michela realizza il bozzetto che dà il logo, il simbolo al concorso dei madonnari. È la seconda volta che vince nella categoria dei maestri. Quindi anche come museo è stato molto importante accogliere questo suo prezioso dono, quest'opera originale che ha realizzato unendo la poetica dell'acqua, dell'effimero e ricordandoci che i colori passano, ma quello che resta è l'arte e lo spirito che rappresenta. Parte da un mio chiodo fisso che è l'acqua, che è una ricerca che sto portando avanti da circa un anno, acqua come elemento di vita e poi soprattutto dalla Madonna delle Grazie. Madonna che ho voluto rivisitare in chiave moderna, guardandola ho notato che la coroncina che porta nel capo mi ricordava tantissimo le guglie del santuario ed è per questo che lei nasce dall'acqua, alle spalle al santuario che ricorda appunto la sua coroncina e alle spalle del santuario c'è l'aureola. Mi auguro che il suo sguardo catturi l'osservatore e lascio la libera interpretazione di ognuno di noi su questo manifesto. È una grande soddisfazione essere qui con il bozzetto nuovo, basta osservarlo per recepire le grandi emozioni che andremo a vivere da qui ai prossimi mesi. È di buon viatico per una grande Fiera delle Grazie 2019. In occasione della presentazione del bozzetto della maestra madonnara Bogoni, che ha vinto l'anno scorso la medaglia d'oro, inauguriamo anche questa stupenda mostra dedicata ai bambini delle Grazie, dei bambini delle Grazie. E abbiamo colto l'occasione per dare anche un segnale di apertura. E chi meglio dei bambini può inaugurare un discorso così importante? Questa mostra ci sembrava anche l'opportunità per far vedere un attimo come lavoriamo a scuola. È partito con un laboratorio con la maestra madonnara perché imparare l'arte del gessetto non è facile e quindi ci ha insegnato la tecnica che è stata accettata dai bambini con molto entusiasmo perché dove c'è creatività il bambino partecipa sempre con molto entusiasmo. E insieme abbiamo portato avanti quello che è un lavoro nuovo, creativo. È stata una bellissima esperienza, i bambini molto contenti e sicuramente lo porteremo avanti.